Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la nostra carriera subito impappinato perché torno a registrare dopo il Games Week, dopo tutto quanto, con un mal di gola della Madonna, non so neanche se resisterò fino alla fine, però ci si prova. Siamo dunque tornati con quello che è il quarto episodio. Siamo partiti così così in campionato, però ci sta, nel senso che comunque sapevamo già dall'inizio le difficoltà che potevamo incontrare. Sappiamo però che abbiamo vinto contro lo Swansea, anche comunque l'avversario meno forte che abbia incontrato, questo va detto, però comunque abbiamo vinto grazie a un cambio di modulo. E cambio di modulo che continueremo in questo episodio, continueremo ad utilizzare in questo episodio, sperando che sia quello giusto. Voi comunque continuate qui sotto a consigliarmi come fate, come al solito, insomma. In questo episodio dovremo cercare di portare a termine il nostro calciomercato, che purtroppo, secondo me, già è finito, nel senso che l'ultimo arrivato potrebbe essere proprio Martin Odegaard. Dico questo perché semplicemente non abbiamo una lira. Voi mi avete confermato, come richiesto da me, che purtroppo non c'è la possibilità di chiedere soldi alla società quest'anno, e quindi di conseguenza non abbiamo proprio modo per andare a trattare sul mercato con altri giocatori in entrata. O parte qualcuno oppure non possiamo far nulla. Comunque, allora, Premier League, l'ultimo giorno di mercato si è concluso e quindi continuiamo ad avanzare col calendario in vista della prossima sfida che sarà contro il Liverpool. Intanto il Manchester City acquista Nainggolan e questo è un po' un problema, è un po' un problema per il nostro Leicester, perché il City è una delle squadre contro cui giocheremo, una delle squadre rivali, tra virgolette, e quindi non è il massimo che abbiano acquistato Rajan Nainggolan. Tra l'altro poi mi dispiace doppiamente, dato che è partito un giocatore dalla Roma. Comunque arriva un'offerta della Repubblica Ceca che andremo clamorosamente a rifiutare, perché ovviamente dai, c'è cioè, la Repubblica Ceca, famo un attimo. Comunque ci tocca vincere, anche se non sarà facile, contro un Liverpool che, avevamo visto la classifica nel precedente episodio, momentaneamente al comando col Southampton e col Middlesbrough, quindi una classifica un po' strana, ma sono solamente tre le partite giocate fino a questo momento, quindi ci può anche stare. Andiamo ad Anfield e facciamo vedere il nostro calcio contro un grande avversario. Di big match tanti, tanti proprio dovremo affrontarne nell'arco di questa stagione, perché in Premier League tanti ce ne sono. È già il secondo nel giro di 3 giornate, domenica scorsa l'Arsenal e ora ad Anfield si gioca Liverpool-Leicester. Sicuramente un pomeriggio interessante, un gran pomeriggio. Come avete visto c'è la nuova grafica della Premier League che non avevamo diciamo sfruttato al meglio precedentemente, semplicemente perché appunto è stata inserita dopo il nuovo aggiornamento. Detto questo, torniamo a parlare della partita. Un Leicester che ha convinto nello scorso match contro lo Swansea, insomma, che quindi deve assolutamente in questa quarta giornata di campionato cercare di battere anche il Liverpool. Già un pareggio sarebbe comunque un gran risultato, perché giochiamo ad Anfield Road contro un avversario tosto. Sono sempre state le squadre, insomma, di Jurgen Klopp. Però ovviamente noi siamo il Leicester e quindi abbiamo comunque buone ambizioni dopo lo scorso campionato. Le abbiamo col nuovo modulo che, ripeto, ci ha fatto gioire contro lo Swansea, e con la qui la formazione. Oggi Marconi schiera un centrocampo molto fisico, perché c'è Drinkwater, che è proprio un giocatore di stazza fisica importante, e poi c'è Juzunovic, che è comunque un giocatore, oltre ad essere rapido, fisico anche lui. Andiamo a tornare su di lui, il pallone in verticale per Origi, che la gira molto bene, occhio a Stewart, poi va in porta Stewart, primo squillo del Liverpool, palla sul fondo, ha provato col destro il centrocampista numero 35, pallone largo alla destra di Schmeichel, ma insiste il Liverpool che sta giocando meglio. Stewart vuole il destro, chiama palla Origi, finta e controfinta, poi palla proprio per Origi, destro Schmeichel, in calcio d'angolo, molto meglio il Liverpool. E allora c'è anche il corner a favore dei campioni d'Inghilterra. È pronto Marez al cross ad uscire verso Musa, che è il più basso di tutti. Poi la palla buona per Vardy, che la vuole rimettere dentro. Vardy insiste e quindi può andare al cross. Alla fine chiude Milner, che allontana questo pallone in testa Origi. Mané, ma c'è un infortunio di Vardy. Infortunio di Jamie Vardy, che non ci voleva.
Non ci voleva per niente, soprattutto in una partita così. Si fa male alla spalla, Vardy. Entrerà al suo posto Slimani, ma a questo punto dovremo cercare di capire, dopo questa partita, l'entità di questo infortunio, perché potrebbe veramente costarci caro. Anche se è vero, Gemi non era partito al meglio in questa stagione dal punto di vista realizzativo. Non ha brillato sotto porta. Però è comunque un giocatore che ha fatto le fortune dell'Eister nella passata stagione e che li avrebbe sicuramente fatti anche in questa. Speriamo bene. Intanto fiducia a Islam Slimani per il restante tempo, che è tantissimo, e per per le prossime partite. E va a battere l'angolo. La mette sul secondo palo. C'è Hunt a staccare! E l'Eister in vantaggio col gol del difensore centrale. 1-0 da Anfield Road. La sblocca Hunt su cross di Marezza con la deviazione decisiva di Klein, che zittisce Anfield. Se l'è messa dentro il terzino. Ma il gol è di Hoot, 1-0 per il Leicester. Ora risposta di Liverpool con Coutinho, che va sul sinistro, passa in qualche modo, entra in area, fa tutto da solo, poi Schmeichel è lì e Morgan allontana proprio verso Hoot, ma la palla rimane viva e arriva il pareggio di Mané. Pareggio immediato del numero 19, che ha pescato l'angolino al 31esimo. Ottimo mancino da parte di Mané, che è arrivato prima di Hoot e poi ha calciato un po' col tiro della disperazione, ma nulla da fare per Schmeichel, che non l'ha vista neanche partire. 1-1, cambia tutto. Ora Origi sul sinistro, in zona tiro destro, largo, un bolide di Origi che chiude il primo tempo. Liverpool 1, Leicester 1. Oggettivamente una bella partita, oggettivamente meglio loro. Moreno nello spazio, grande palla per Wijnaldum, destro, 2-1. Jorginho Wijnaldum. Situazione capovolta ad Anfield Road, va ad abbracciare chiaramente Klopp, che lo ha messo dentro e ripaga la fiducia del mister. L'ho detto appena entrato che era un giocatore interessante e pericoloso. Qui fa un ottimo movimento, poi salta Hoot che va in tackle troppo presto. Schmeichel le ha prese tutte, ha preso anche questa, ma non è riuscito ad evitare che il pallone entrasse in porta. E adesso ci vuole il cuore per il Leicester, per non mollare e per tornare sul 2-2. Cerca spazio per il traversone, serve Coutinho, entra in area di rigore. Coutinho è basso al centro! E arriva il 3-1 di Origi. 3-1 di Origi in Premier League. Se sbagli una volta, è finita. Partita che assomiglia alla prima contro l'Hull City. Avevamo sbagliato lasciando andare in vantaggio loro sul 2-1. E poi, un attimo dopo, ci avevano fatto il 3-1. Qui la stessa cosa. Liverpool sotto porta. Che fa tanta roba. Pallone Hoot. Cerca l'area di rigore. Attenzione a Musa che stacca la risposta di Karius, che tiene sul 3-1 il Liverpool. Questa è una parata decisiva. Da Moreno. Poi c'è Wijnaldum. Attenzione qui a Musa in pressione. Musa perfetto. La mette dentro per Slimani. Slimani riapre la partita. E trova il gol del 3-2. Il Leicester vivo al 72esimo. Bravo Musa che si è ripreso questo pallone. E lo ha giocato dentro malissimo Karius. 3-2. Mané al limite. Salta Hoot. Anzi, era drinkwater. Poi destro deviato doppiamente a Wijnaldum. Gira bene. Poi c'è l'inserimento da parte di Mendy. C'è Musa al centro. Servito anche lui. Musa in qualche modo è passato. Musa! E poi Mahrez! Riyad Mahrez fa 3-3. Il Leicester non muore mai. All'84esimo c'era stato il miracolo clamoroso di Karius su Musa, che non poteva sbagliare, ma fortunatamente a rimorchio Mahrez. E il Leicester rimonta una partita che sembrava finita da 3-1 a 3-3, dopo essere stati addirittura in vantaggio per una frazione di secondo, perché poi avevano pareggiato subito. 3-3 ad Anfield Road, una partita pazza, come saranno molte in questa Premier League. La partita è finita ed è finita 3-3 ad Anfield Road tra Liverpool e Leicester. Una partita bellissima, dalle mille emozioni, capovolgimenti di fronte e di risultato soprattutto, perché è andato avanti il Leicester per 1-0 grazie al gol di Hoot, che poi in realtà è stato un'autorete di Klein. La rimonta del Liverpool, prima col pareggio immediato nel primo tempo, poi con i due gol segnati nel secondo. E sul 3-1 sembrava veramente una partita finita. L'ha riaperta, come leggete in grafica, Slimani, e il gol del 3-3 lo ha trovato Mahrez. Dopo l'impresa dello scorso anno, l'impresa storica in Premier League, il Leicester è pronto a nuove avventure internazionali, perché stasera si parte per una storica Champions League. Questo è l'augurio di tutta la città.
e di tutti i tifosi di questa squadra. Buonasera dal King Power Stadium, si comincia da qui in casa contro un avversario, il Club Brugge, che sicuramente non è tra i più forti a livello europeo, ma è anche detto che il Leicester di Federico Marconi non deve sottovalutare mai nessuno. Questo è il girone composto da Leicester, Porto, Club Brugge per l'appunto e Copenaghen. Ovviamente avremo modo di affrontarle tutte da qui a dicembre. Ma adesso Slimani allarga molto bene per Bellerin, c'è anche il movimento di Marez. Occhio all'inserimento anche da parte di Slimani, servito Slimani col destro sul fondo. Prima occasione per il Leicester, che parte benissimo. Il Brugge con Simons dentro da Vossen, palla buona poi per Vanaken. Occhio a Vanaken, esterno della rete, brivido al King Power Stadium. La palla per Gervinho solo perché Bellerin è fuori ruolo, palla dentro per Vanaken sul fondo, altra chance per l'attaccante del Brugge, è la seconda di Bellerin. Pallone a rimorchio per Mendy, dalla parte opposta c'è Albrighton, visto, servito ora da Amarty, è in porta Albrighton col sinistro, Marco Albrighton porta avanti il Leicester allo scadere del primo tempo. Entra dalla panchina per così dire, perché è la prima da titolare, e fa 1-0. Junuzovic, Amarty va via molto bene qui. Ancora Amarty che resiste. Ottimo quello di Daniel per Junuzovic, dentro da Slimani che è passato con un numero. Slimani chiude la partita, Islam Slimani, quello che non fa Vardy lo fa lui. E allora così l'assenza di Gemi si sente di meno. Leicester 2, Brugge 0. Grande numero di Slimani, veramente bel numero che gli ha concesso di saltare l'ultimo uomo. E poi è freddo sotto porta e fa 2-0. Andiamo a rivedere questo gol perché sono stati bravi tutti. Junuzovic dentro, guardate che numero che gli consente di saltare l'uomo. E poi la mette all'angolino, 2-0. Bene, lascia prima Junuzovic che chiude il triangolo, può correre Gray fino in fondo per chiuderla. Al centro c'è Slimani, Gray l'alza per Slimani sul fondo. Cosa ti sei mangiato, Pio mio? Cosa ti sei mangiato? Era un gol fatto. Gray gliel'ha messa in testa giusto per farlo segnare. E invece se l'è divorato, sicuramente non cambierà molto l'esito di questa partita, però comunque è un gol mangiato. Junuzovic, ancora Gray, chiuso, pallone dentro poi per Izquierdo, che va via, Izquierdo rientra, alza il pallone, Morgan, poi il sinistro, il gol di Vossen, 2-1 allo scadere. E accorcia le distanze il Club Brugge, un gol che comunque si meritano per quello che hanno creato nel giro di 93 minuti. Game over, ha vinto al King Power Stadium ancora una volta il Leicester, seconda vittoria di fila in casa per i Fox, che hanno battuto prima lo Swansea per 3-0, poi per 2-1 è arrivata questa vittoria molto importante in Champions League all'esordio, una partenza che meglio di così non si poteva. O forse sì, ma no, comunque l'importante è stato vincere all'esordio, quello è l'importante, perché vinci 3-0, vinci 2-1, sono sempre 3 punti. Andiamo a vedere cosa ha fatto il Porto contro il Copenaghen e poi torniamo a pensare alla Premier. Vincono Leicester e Copenaghen, Porto a sorpresa sconfitto, quindi è arrivata una sorpresa che non mi aspettavo sinceramente. Però comunque questo vuol dire che il Copenaghen è un avversario tosto. Noi il Porto già l'abbiamo affrontato nella Coppa di quest'estate, anche se quella è relativa, però comunque abbiamo perso 2-0, quindi questo deve dirci già qualcosa per il girone. Ma comunque, pronti a chiudere l'episodio per quanto riguarda la Premier League, poi giocheremo anche la partita di Coppa. Per il momento dobbiamo andare a battere il Burnley, che è un avversario sicuramente inferiore rispetto a noi, dimostriamolo però sul campo. Comunque la squadra ospite, ma recupera immediatamente il Leicester con Drinkwater. Odegaard dentro da Slimani, ottima palla, Slimani è passato ancora fino in fondo, Slimani di fronte al portiere, calcia e segna il gol dell'1-0, ancora lui, Islam Slimani, 3 gol di fila e Leicester in vantaggio. Morgan prende, fa un assist involontario, poi Gray cerca Di Fur che si inserisce, Di Fur col destro, Schmeichel, ma è calcio di rigore. Fallo di Hernandez che entra in ritardo, calcio di rigore per il Burnley. Si gela il King Power Stadium, rosso per Hernandez, calcio di rigore, neanche mi spaventa troppo, ma il rosso Hernandez sì, perché a questo punto dobbiamo rinunciare a un attaccante. C'è Gray di fronte a Schmeichel, è pronto il numero 7,
Rincorsa. Parte Gray, 1-1. Palla da una parte, portiere dall'altra, rigore perfetto. Out. Pallone per Odegaard, sta partendo nello spazio Drinkwater, servito bene da Martin, si butta dentro Drinkwater, fino in fondo, alla fine chiuso, ma è calcio di rigore, è fallo, calcio di rigore per il Leicester e giallo per Keen, che secondo me aveva preso il pallone, ma il direttore di gara ha ritenuto che fosse anche fallo. Allora, c'è qui Drinkwater, si allunga il pallone, poi... Sì, le gambe le prende, però cioè le gambe le deve prendere per forza. Solo l'intervento evidentemente era così duro da essere segnalato un calcio di rigore. E allora pronto Marez. La rincorsa, il sinistro di Marez, che riporta avanti il Leicester da penalty, come hanno segnato loro. 2-1 per noi, al 26esimo. Esultanza di Riyad Marez, che non calcia in maniera perfetta. E prima di vedere un rigore perfetto calciato da parte mia, dovrete attendere un po' di tempo su questo nuovo FIFA 17. Però l'importante è aver spiazzato il portiere e aver fatto 2-1. Però lo chiude, la grande. Lui che sa fare molto bene il lavoro difensivo. Allora Amarty, gran palla per Odegaard, che vuole andare fino in fondo. Odegaard è passato, poi sta arrivando Marti al centro. Palla bella per Amarty, che ha svirgolato completamente e si è mangiato la palla del 3-1. Come ha fatto? Era sotto porta, un errore che assomiglia a quello di Slimani contro, mamma mia, cosa brutta, di Amarty, che ha svirgolato una palla al bacio di Odegaard, ma più che altro doveva andarci di testa, magari anche in tuffo, invece decide di andarci col sinistro, che nemmeno è il suo piede. E Arfield cerca il fondo, bravo Simpson, che recupero di Simpson. E allora via il contropiede del Leicester tra gli applausi del King Power Stadium. Sta partendo il Brighton senza palla e viene servito alla grande. Può spingere ancora l'esterno inglese, che prende il fondo. Al centro sta arrivando Slimani, ha resistito bene il Brighton, che poi cerca il cross arretrato per Amarty sul fondo. Che contropiede del Leicester. 3-1 praticamente poco fa. Intanto parte di Fur. Primo palo, la palla resta lì. 2-2 fuori gioco però. No, 2-2, 2-2. Il gol è buono, ovviamente non poteva essere fuori gioco, ma... vedevo l'uno in alto a sinistra, rimasto, e l'esultanza del numero 25 Gudmundsson, perché questo è un gol molto importante del Burnley, che pareggia nuovamente la partita. Però ha anche detto che loro sono con l'uomo in più. Adesso il Leicester deve nuovamente trovare la forza di tornare in vantaggio. Brighton a sinistra, Alexandro, grande palla di Albrighton che non ha neanche guardato. Poi Alexandro la mette dentro, ancora calcio di rigore, fallo di mano e ancora calcio di rigore. È il terzo della partita, il secondo per il Leicester. Manca un quarto d'ora e ancora una volta, ancora in inferiorità numerica, possiamo ritrovare il gol del 3-2. Ma adesso tutta la pressione ce l'ha Islam Slimani, che è pronto col destro. Parata Amarty, dentro da Mendy, col tacco per Albrighton. Come gioca il Leicester? Palla ancora per Mendy, destro di Mendy sul fondo. Ma che azione, che azione del Leicester. Applausi meritati del King Power Stadium, applausi meritatissimi. Henrik, ma è finita. 4 di recupero che sono volati, sono volati. 2-2 al King Power Stadium, che è silenzioso dopo questa partita, che ovviamente lascia un po' di amarezza per come è arrivato questo risultato, perché comunque eravamo in vantaggio due volte e due volte siamo stati rimontati. È vero, con l'inferiorità numerica, però comunque siamo stati rimontati in casa nostra, e quindi è quello che influisce. E ripeto, come ho detto in telecronaca, è vero che per essere stata una partita in inferiorità numerica è un buon risultato, ma è anche vero che per la classifica e per il risultato che dobbiamo fare alla vigilia di questa partita è un pessimo risultato il 2-2 in casa contro il Burnley, perché ovviamente ci rallenta molto in Premier League. Però stacchiamo un attimo la testa e chiudiamo questo episodio bene contro il West Ham, perché abbiamo il terzo turno di Coppa e EFL Cup, che francamente non so che Coppa sia, scusatemi, perché sicuramente non è l'FA Cup, l'FA Cup è un'altra, però comunque va bene così. Quindi prima di salutarci andiamo a vedere cosa si dice. Johnson che vorrebbe giocare, Albrighton ci ringrazia perché voleva giocare, io non lo sapevo, però comunque l'ho fatto giocare, quindi ottimo così. E detto questo, ragazzi, andiamo a giocare contro il West Ham. Anche se qui niente, la maglietta non ci vuole sta. Non ci vuole sta su. Comunque, salutiamo tutti Marconi 7, ma Marconi 7 non ci vuole sta qua sopra, evidentemente, perché cade ogni 30 secondi. Però vabbè, noi non soffermiamo su questo e andiamo a giocare questa coppa sconosciuta.
Dopo una partenza così così in Premier e ottima in Champions League, inizia anche la nostra avventura in Coppa, una delle tante coppe nel calcio inglese. Si parte nell'impianto più moderno dell'Inghilterra, ovvero nel London Stadium, contro il West Ham. Buonasera e buon divertimento. Scambiato con Feghouli, ancora Bybram. Finta e controfinta. Poi il cross col destro, sul secondo palo per Carroll, che trova il palo e poi il gol. Andy Carroll porta avanti il West Ham al 21esimo. L'avevo detto che sarebbe stata una partita di sofferenza. Il Carroll poi è fortunato nel rimpallo, ma era stato prima sfortunato centrando in pieno il palo, perché era stato bravissimo a crearsi lo spazio per andare a staccare. 1-0 per il West Ham. Ci aspettiamo molto di più da questo Leicester per questi ultimi 28 minuti più o meno. Attenzione intanto a Zaza. In area di rigore, Zaza ancora, rientra, poi serve Lanzini che calcia 2-0 del West Ham. Attenzione, 2-0 del West Ham, si mette malissimo col raddoppio firmato Lanzini. Assist da parte di Simone Zaza. Pessimo Leicester fino ad ora. Poi cercato e trovato Junuzovic, anche Bellerin, gran palla per Bellerin che rientra sul sinistro e arriva il gol di Hector Bellerin, che fa 2-1 e il Leicester torna in partita. Bravissimo Bellerin, anche fortunato perché c'è la deviazione decisiva del numero 2 del West Ham che dovrebbe essere Reid. È così l'autorete di Reid, il gol propiziato da Bellerin che si è mosso bene. Il Leicester non muore mai e lo dimostra ancora. Poggia Fuchs, palla dentro, splendida per Slimani, che la gira per Musa. Ottima azione del Leicester, Mahrez la lascia lì, sta arrivando Mendy, fino in fondo Mendy, l'ha presa Adrian in calcio d'angolo, un bolide di Mendy e la risposta di Adrian con l'avambraccio. E allora attenzione, calcio d'angolo per il Leicester che comunque continua a provare. Il cross di Junuzovic dalle parti di Mahrez, poi la palla torna al numero 20 che può riproporre. Junuzovic sul fondo, chiude Kouyaté che va dentro, Musa lascia il pallone a Mendy, destro di Mendy, un bolide Adrian in calcio d'angolo, un bolide di Mendy ancora, rivediamo, ha calciato forte ma centrale. E allora calcio d'angolo, è salito anche Ziller, 3 di recupero, la palla fuori per Musa che stacca Adrian, e qui forse le speranze del Leicester si esauriscono. Infatti il West Ham vince e si qualifica 2-1 al Leicester di Federico Marconi, strette di mano tra i due allenatori, ma passa l'inquadrato. È arrivata un'eliminazione che pesa parecchio, pesa veramente tanto secondo me. Anche se arriva nel momento in cui doveva arrivare, paradossalmente, perché a inizio stagione, il momento in cui Leicester soffre parecchio. In una coppa che, correggetemi se sbaglio, non conta neanche troppo all'interno del calcio inglese. E quindi forse se tu arrivi a un'eliminazione, ok. È arrivato adesso, ripeto, in una coppa in cui non pesa neanche troppo. Però è arrivata un'eliminazione che ha completato un episodio neanche troppo positivo. L'unica cosa positiva di questo episodio l'avete letta dal titolo, e quindi il fatto che sia stato ritrovato un bomber lì davanti, che abbia sostituito, e lo dovrà fare ancora per un bel mesetto, abbondante, il nostro Jamie Vardy, e quindi sto parlando di Islam Slimani. Però comunque fatto sta che noi ci salutiamo adesso, ma ci salutiamo con il calendario del prossimo episodio, perché come avete visto in grafica giocheremo con lo United subito. Poi la Champions col Copenhagen, squadra rivelazione del girone, quindi stiamo attenti. Poi il campionato con il Southampton e forse, ma non vi garantisco, io direi forse no, la partita contro il Chelsea, perché poi anche l'episodio dopo potrebbe essere molto interessante, quindi forse il Chelsea ve lo lascio all'episodio dopo ancora, dove potremmo ritrovare quattro partite. Per il momento ragazzi vi saluto, che dire, voi consigliatemi qui sotto sempre vari cambi di modulo, vari giocatori anche da qui al mercato di gennaio, e ho anche di quelli che abbiamo in rosa, chi far giocare e chi no, secondo i vostri gusti, e magari io ho sentito anche che alcuni di voi stanno facendo la carriera con il Leicester, quindi può essere anche che siate preparati da questo punto di vista. In caso qui sotto, ovviamente, o dove volete, fatemi sapere, consigliatevi, datemi consigli, insomma, per migliorare questa nostra stagione che è partita al di sotto delle aspettative, ma neanche troppo male, perché comunque delle soddisfazioni ce le siamo tolte in parte, nel senso che un Leicester competitivo c'è, però è un Leicester che deve ancora maturare e non è ancora pronto per essere continuo. Fondamentalmente non è una squadra matura, ma è una squadra potenzialmente ottima.
Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Lasciate un like, un commento qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella, ragazzi.